Farmaci antidepressivi hanno dato, come dire, luce, hanno dato luce ai pazienti che soffrivano di episodio depressivo maggiore. Le terapie farmacologiche, cioè gli antidepressivi, non sono farmaci euforizzanti. Questo è da dire espressamente, cioè la cocaina è una sostanza euforizzante. Significa, perché vi faccio questo parallelismo? Perché se tutti noi ci facessimo di cocaina, tutti quanti avremmo, come dire, l'effetto della sostanza su noi stessi. Se noi in questo momento prendessimo un farmaco antidepressivo, nei 14 giorni seguenti solo chi soffre di depressione può avere un effetto, come dire, antidepressivo. Chi non soffre di depressione ovviamente non avrà nessun tipo di effetto. Quindi gli antidepressivi non sono farmaci euforizzanti, ma sono farmaci in grado di avere un effetto elettivo, cioè quello di elevare il tono patologicamente depresso, il tono dell'umore patologicamente depresso. Quali sono i farmaci antidepressivi? Solamente vi faccio una veloce carrellata, ma ribadisco, gli farmaci antidepressivi li vedremo poi in un'altra lezione. Dal 1960 al 2010 ci sono stati numerosi trattamenti farmacologici con antidepressivi. Partiamo dall'IMAO ad andare ai triciclici, nonché TCA, ai noradrenergici, dopaminergici, inibitori della ricaptazione della noradrenalina e della dopamina, per esempio il bupropione, gli SSRI, che sono stati l'innovazione in psichiatria, cioè gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, poi vedremo qualche nome, fino ad arrivare ai cosiddetti MMD, cioè l'ultimo farmaco antidepressivo arrivato in commercio, cioè il multimodale, e la vortioxetina. Ma anche questo, ribadisco, vedremo tutto nei minimi dettagli in una delle prossime lezioni. Solo per darvi, come dire, un'indicazione terapeutica e un'indicazione, diciamo, di quali sono potenziali, come dire, farmaci. Tra gli SSRI abbiamo per esempio la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, il citalopram, l'escitalopram, la fluvoxamina. Accanto avete anche i dosaggi. Tra i triciclici abbiamo la clomipramina, l'imipramina, l'amitriptilina, la nortriptilina. Tra gli inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina abbiamo la venlafaxina e la duloxetina. E tra i, diciamo, gli inibitori, come dire, della dopamina e della noradrenalina abbiamo il bupropione. Tra i SARI abbiamo il trazodone e, come vi dicevo, qua per dimensioni non è rientrato, abbiamo anche i cosiddetti multimodali, cioè la vortioxetina, che ha dosaggi tra 5 e 20 mg, e poi abbiamo anche i cosiddetti farmaci melatoninergici, cioè l'agomelatina. Quali sono le fasi del trattamento di un episodio depressivo maggiore? Noi abbiamo quindi un trattamento, le fasi del trattamento sono una fase in acuto, che più o meno dura tra le 6 e le 12 settimane, una fase di continuazione che dura tra i 4 e i 9 mesi e una fase di mantenimento, uno o più anni. Cosa significa mantenimento? Mantenimento, ovviamente, solo chi ha un'elevata ricorrenza o ha delle caratteristiche cliniche, tipo familiarità, tipo elevata ricorrenza, tipo età d'esordio precoce, gli episodi depressivi maggiori, ha indicazione a proseguire in una fase di mantenimento con il farmaco antidepressivo. Chi è al primo episodio, magari con esordio a 60 anni, è possibile che provare a interrompere il farmaco antidepressivo dopo la fase di continuazione. Comunque tutti i pazienti devono avere appunto la fase in acuto e la fase di continuazione. Come si fa un trattamento antidepressivo? Andiamo velocemente alla chiusura della prima lezione sul disturbi depressivi. Il trattamento antidepressivo si ha un incremento graduale della dose. Perché graduale? Uno, per evitare effetti collaterali che possono esserci, che vedremo appunto con calma. Bisogna raggiungere
fare la titration, cioè raggiunge titolare il farmaco in fase acuta. Ci sono dei tempi di somministrazione adeguati sulla base anche dell'emivita del farmaco e la prosecuzione della terapia anche dopo la remissione clinica per evitare il rischio di ricadute. Questo perché? Perché se io prendo due gruppi di pazienti e uno lo tratto solo per 3 mesi, un altro lo tratto per 12 mesi, i pazienti che vengono trattati al primo episodio depressivo maggiore per almeno 12 mesi, vedrete che la ricorrenza è sicuramente inferiore nel lungo termine, quindi nei follow-up a lungo termine, rispetto a chi è stato trattato banalmente solo 3 mesi. Quindi il fatto di proseguire, continuare una terapia antidepressiva al primo episodio di depressione maggiore diminuisce sicuramente il rischio di ricaduta. Guardate quali sono gli outcome della depressione. Gli outcome della depressione, solo il 50% tendenzialmente va in remissione, un altro 50% viene diviso in parziale miglioramento, un 25%, e una addirittura non risposta, di un altro 25%. Quindi, come dire, non è una patologia facile da trattare, ma ancora, nonostante sia una patologia, come avete ben potuto osservare, abbastanza eterogenea, quello che succede, appunto, solo circa la metà dei pazienti va in remissione completa, e quindi una patologia che crea grave disabilità, grave alterazione del funzionamento e peggiora notevolmente la qualità di vita dei nostri pazienti. Questo lo vedremo negli antidepressivi. Vediamo la terapia invece di natura psicologica. Quando è che dobbiamo, come dire, consigliare una terapia psicologica, una psicoterapia ai pazienti? Sicuramente, quali sono le terapie? Possiamo fare una psicoterapia cognitivo-comportamentale, psicoterapie psicodinamiche oppure psicoterapie supportive. Quando è che consigliamo, andiamo velocemente alla fine, le psicoterapie? La psicoterapia, secondo le linee guida, la consigliamo quando l'indicatore, cioè la gravità, vi ricordate lo specificatore di gravità, cioè lieve, moderata, grave, con o senza sintomatologia psicotica, se la psicodepressione maggiore è di entità lieve o moderata, le linee guida consigliano e raccomandano, diciamo, anche la psicoterapia da sola. Forse non c'è bisogno dello psicofarmaco, del farmaco antidepressivo, ma possiamo trattare quell'episodio depressivo maggiore anche solo con la psicoterapia. Quando è che invece aggiungiamo i trattamenti farmacologici alla psicoterapia? Quando la depressione, ovviamente l'episodio depressivo maggiore, ha delle caratteristiche da moderato a severo o estremamente severo. Quali sono le indicazioni, i fattori clinici che in qualche modo ci possono suggerire di poter intraprendere una psicoterapia in un episodio depressivo maggiore? Sicuramente se ci sono stati gli stressor psicosociali che in qualche modo, per esempio, hanno potuto slatentizzare quell'episodio depressivo maggiore. Banalmente penso a una rottura sentimentale, prepensionamento, a un pensionamento anche, a un lutto. Se c'è stato quindi anche un conflitto intrapsichico, delle difficoltà interpersonali, se ci sono per esempio dei disturbi di asse 2, cosa significa asse 2? Lo farete poi col professor Amerio. Se concorrono in comorbidità, ci sono dei disturbi di personalità. Se il trattamento è disponibile, banalmente, perché molte volte se c'è la disponibilità di trattamento, perché la psicoterapia è una psicoterapia che è un trattamento che richiede soprattutto tempo, per disponibilità anche economiche, perché ci sono dei setting molto rigidi di visita settimanale in alcune psicoterapie che durano per almeno 6 mesi. Per esempio, la terapia psicodinamica breve dura almeno 6 mesi. Per non parlare delle terapie analitiche, le terapie analitiche durano anni e lo psicoterapeuta vede il paziente anche 2 o 3 volte alla settimana. Quindi la disponibilità anche economica di poter fare quel trattamento, ma anche bisogna prendere in considerazione che i trattamenti, sia farmacologici che psicologici, devono essere sempre, e vi dico sempre, ma questo credo in tutta la medicina, ma soprattutto nella branca psichiatrica, per avere una buona compliance, dovete sempre vedere anche cosa preferisce il paziente, dovete sempre spiegare quali effetti collaterali possono avere l'una e l'altra tipo di terapia, dovete sempre spiegare, concordare per quanto possibile le opzioni terapeutiche per quel tipo di sintomatologia, per quel tipo di disturbo e per quel tipo di prognosi. Per esempio, quali sono possibili eventi psicosociali stressanti? Ve l'ho detto prima, per esempio una perdita di una persona significativa, un distacco, una migrazione, un distacco dal proprio ambiente sociale, per esempio tutti.
gli studenti che per esempio dal sud vanno al nord, come per esempio me stesso, piuttosto che la mancanza del lavoro, piuttosto che un ambiente familiare disturbato. Tutti questi possono essere, come dire, eventi psicosociali stressanti che in qualche modo, se sono presenti nell'esordio della patologia depressiva, possono suggerire un intervento di tipo psicoterapeutico. Per concludere, altri tipi di trattamento. Nella depressione maggiore, proprio ve li enuncio solamente, proprio per mancanza di tempo, possiamo avere o la terapia elettroconvulsivante, che ormai in Italia non si fa più, mi sembra che ci sia solo o uno o due centri in Italia, che sono Verona e Pisa, che dovrebbero fare ancora il cosiddetto vecchio elettroshock, la stimolazione del nervo vago, cioè l'impianto di un pacemaker lungo il nervo vago. Ma quella che sicuramente in questo momento sta prendendo molto piega è la stimolazione magnetica ripetitiva transcranica, cioè un campo magnetico che in qualche modo va a stimolare determinate aree cerebrali con un coil che vedete qui raffigurato, determinate aree cerebrali stimolano e portano questa attività elettrica cerebrale, modificano questo campo magnetico, modifica l'attività elettrica della corteccia cerebrale e quindi può portare a un miglioramento della sintomatologia depressiva. Per finire, ma si fa e si effettua solo in casi, come dire, di episodi depressivi maggiori, resistenti, iperresistenti a trattamento, direi refrattari, la deep brain stimulation, cioè l'impianto di un pacemaker profondo che va a stimolare determinate aree cerebrali.